Un'aggressione in perfetto stile carcere messicano contro un poliziotto penitenziario che è finita al pronto soccorso è avvenuta ieri all'interno della casa circondariale di Catania Piazza Lanza. Sei detenuti che volevano spostarsi in un reparto diverso da quello in cui si trovavano, spostamento peraltro non consentito, hanno approfittato dell'apertura di un cancello per l'ingresso di un operatore civile all'interno della struttura per aggredire il poliziotto e mettere in atto il loro intento. Durissima la presa di posizione del segretario della UILPA, Polizia Penitenziaria della Sicilia, Gioacchino Veneziano. Non possiamo fare altro che condannare azioni del genere in un paese dove l'articolo 27 viene pronunciato da tutti, il buonismo è dilagante, ma poi all'interno delle carceri purtroppo i detenuti, approfittando probabilmente di questo vuoto legislativo che è generato dal fatto che i detenuti violenti che si macchiano ogni giorno, quasi quotidianamente, di azioni violente, non subiscono nessun tipo di trattamento penitenziario diverso. Noi provocatoriamente e non tanto abbiamo detto di istituire un reato proprio di aggravi eventi critici, ovvero le aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria, perché le altre forze di polizia, polizia, carabinieri, finanza, quando sono impegnati fuori in servizi di ordine pubblico e vediamo che sventolano manganelli per evitare i saccheggi nelle città, hanno una sorta di tutela loro, e però chi aggredisce i poliziotti all'esterno hanno un aggravante rispetto all'aggressione normale. Quindi noi chiediamo lo stesso trattamento, perché all'interno delle carceri si produce sicurezza, si fa sicurezza, e questo deve essere anche un punto nodale della politica attuale, fatta probabilmente ancora di slogan, ma nessuna concretezza stiamo vedendo. Stiamo chiedendo solamente anche protocolli operativi che ci consentono di poter agire in sicurezza nei momenti quelli più drammatici, in caso di rivolte, aggressioni e saccheggi. Questo purtroppo ancora non avviene e quindi siamo all'anno zero. Noi come UIL Polizia Penitenziaria, proprio per sopperire e surrogare la mancanza dell'amministrazione, abbiamo istituito proprio una polizza che possa coprire i colleghi che vengono feriti e vengono ricoverati nei nosocomi, perché anche su questo lato abbiamo un vuoto normativo.